primo sisma è corso al centro Italia, dal primo giorno moltissimi pochi si sono ivi recati volontariamente per cucinare nelle tende della protezione civile a favore dei depopolati. Questa nuova serata solidale nasce all'insegna dell'entusiasmo, soprattutto perché vedrà protagonisti personalità, tra i quali alcuni onorevoli che si cimenteranno nella preparazione degli spaghetti alla matriciana, cercando di dare un saggio della loro abilità in cucina. Attenzione che vuole! Ma che hai fatto il brodo? No, no, la pancetta! Ottima notte! Ecco già! Finiamo gli spaghetti anche se andrebbero i fucatini. Minuti. Guardate il tempo. Mangiate, io mangio, voi avete cucinato, io mangio. Allora io direi. Voi nel nord lavorate, lavorate. Secondo me è mischiato male, tocca a me adesso. Cucinata fatta buona. No, io faccio, ecco, in fondo bisogna tirare fuori. Un piemontese che sta già da matriciana. Ma sicuramente buonissimo. Sassoli, oggi siamo qui a cucinare la matriciana, ma prima di tutto a ricordare un luogo a matrice. Cosa simboleggia oggi dopo che è passato un po' di tempo dal terremoto? Beh, che le comunità italiane all'estero non si sono dimenticate della sofferenza delle persone che sono state colpite, di questo territorio che è bellissimo e che naturalmente ha bisogno non solo di non essere dimenticato, ma ha bisogno di solidarietà concreta. Ecco perché una serata come questa naturalmente è un gesto simbolico, ma serve innanzitutto a dire che la concretezza della solidarietà è possibile. E poi siamo nella città, nella capitale europea. Qui ci sono strumenti su cui stiamo lavorando proprio per utilizzarli rispetto alla ricostruzione nei vari settori della ricostruzione. Il fondo di solidarietà è già stato attivato, adesso bisognerà quantificare bene i danni subiti per metterlo in moto e quello è una somma cospicua che naturalmente sarà utile proprio per avviare la fase di ricostruzione che, come sappiamo e come tutti sanno, sarà molto lunga. Ecco perché la solidarietà non deve far dimenticare un territorio come Amatrice, come le zone colpite, come Arquata, ma non è soltanto un fatto fisico, è anche un fatto morale. Abbiamo bisogno di mettere in campo una politica che serva ai cittadini.